Violenza di genere non conosce categorie, non conosce strati sociali, non conosce contesti specifici, riguarda tutti, può riguardare la vita di ognuno e riguarda sicuramente non soltanto donne più fragili, ma anche donne molto forti che la società non riconosce come vittime e che invece vivono all'interno dei loro nuclei familiari spesso storie di terribile violenza. Nella sala della loggia del Maschio Angioino, un convegno oggi e domani evidenzia il ruolo e l'esperienza di Casa Fiorinda, il bene confiscato che il Comune di Napoli ha dedicato all'accoglienza delle donne vittime di maltrattamenti ed abusi. Un'occasione per confrontarsi su metodologie e procedure di messa in protezione delle donne e dei loro figli e sulle azioni e relazioni che contrastano la violenza di genere. E il tema della violenza di genere è un tema tutto culturale, per cui c'è da lavorare ancora moltissimo, ma nel frattempo chiaramente l'amministrazione ha messo in campo tutte quelle azioni non soltanto di prevenzione ma anche proprio di presa in carico. Di questo oggi parliamo, della presa in carico delle donne che vengono accolte nella nostra casa di accoglienza che è Casa Fiorinda, che è ospitata in un bene confiscato alla Camorra e che richiama proprio la storia di Fiorinda, di questa donna che ha vissuto una storia veramente molto molto forte. Il Pommetro è una programmazione europea di cui beneficiano le città metropolitane e noi siamo riusciti ad integrare tutte le misure fra loro e ad inserire quindi anche nel Pommetro che guarda l'inclusione come strumento privilegiato delle politiche sociali questo tipo di programmazione, quindi la violenza delle donne all'interno di una programmazione più complessiva integrata anche con altri fondi e con altre misure. È un lavoro di squadra, l'utilizzo al meglio dei fondi europei per il sociale, il diritto all'abitare, le persone fragili, abitare Casa Fiorinda, le donne maltrattate, le unità di strada, i Rom, insomma davvero un lavoro enorme a dimostrazione che questa amministrazione mette le politiche sociali e l'utilizzo corretto dei fondi europei al centro della propria azione amministrativa e politica.